Siamo con Riccardo Cristello, il dipendente di ArcelorMittal, licenziato per aver condiviso, fatto un copia e incolla del post, di un post relativo alla fiction Svegliati amore mio, la vicenda la conoscete tutti. Oggi si è tenuta la prima udienza relativa appunto alla impugnazione del licenziamento. Sapete, dicevo, la vicenda, un semplice copia e incolla di un post che parlava delle gravi conseguenze sanitarie che comporta la siderurgia in Italia e quindi un semplice copia e incolla che è costato il posto di lavoro. Oggi, dicevamo, prima udienza, come sono andate le cose, Cristello? Oggi, come è norma in questa situazione, ci siamo conosciuti le parti, quindi due avvocati e il giudice, siamo andati in aula. Giustamente il mio avvocato ha chiesto di poter redare delle contromemorie in riferimento alle memorie scritte dall'avvocato Schiavone che assiste la controparte, quindi ArcelorMittal Acciaierie d'Italia, motivo per cui il giudice ci ha rinviato come prossima data, prossima data utile, devo dire abbastanza celere, il 21 luglio, dove poi si avrà la discussione orale e quindi credo sarà l'ultima giornata. Ecco, Riccardo, il tuo stato d'animo questa mattina: c'era una folta rappresentanza di OSB, di tuoi colleghi, perché in questi mesi non sei rimasto solo. La tua è una battaglia non solo, ripeto, personale di Riccardo Cristello, ma è una battaglia per la tutela della libertà di espressione di ogni lavoratore. Sì, come ho già detto anche in altre occasioni, mi sono fatto onere di questa battaglia, ma anche perché ho avuto un grande appoggio dal sindacato che mi sostiene, USB, ma anche da tantissima altra gente che mi ha detto di essere portavoce per loro. Ho incontrato altri lavoratori licenziati per altri motivi ancora più futili del mio. Quindi voglio dire, è una battaglia per tutti noi, non si può licenziare una persona per questi motivi, e quindi diventa una battaglia mia, personale in primis, per salvaguardare il mio posto di lavoro, la mia famiglia, i miei diritti e quello che sia, ma è anche una battaglia di tutti, cioè io la devo vincere io per tutti, non può fare giurisprudenza un licenziamento del genere. Bene Cristello, in bocca al lupo, e sono convinto che il 21 luglio o giù di lì sarà resa giustizia. In bocca al lupo. Vive il lupo, grazie.